Ciao a tutti, questa è la mia posizione sulla variante RE3. Che dire, c'è un privato che detiene un'area sua e sulla quale può costruire 60 appartamenti. L'amministrazione pubblica ha chiesto a questo privato di non realizzare quella cubatura su quell'area e se l'avesse lasciata in dono all'amministrazione comunale, l'amministrazione si sarebbe impegnata in qualche modo di dare a questo privato un'altra area per poter realizzare la cubatura che gli spetta. Così è avvenuto, quindi l'amministrazione diventerà proprietaria di quest'area del privato e nello stesso tempo l'amministrazione si è privata di un'area per fare in modo che il privato possa costruire i suoi 60 appartamenti. Vista così come operazione, è un'operazione lecita, in quanto la legge lo consente. Quindi tutti coloro che gridano allo scandalo, c'è poco da gridare allo scandalo perché è talmente alla luce del sole l'operazione ed è consentita tranquillamente dalla legge. C'è un problema, secondo me, di fondo in tutta questa vicenda. Il problema di fondo è che siamo in un'era in cui pensare di realizzare ancora case su aree verdi nella cintura milanese è veramente assurdo. Ormai tutte le amministrazioni pubbliche del Nord Milano o comunque della cintura milanese puntano alla sostituzione edilizia ed eventualmente nella realizzazione di nuove cubature all'interno delle aree dismesse, e quasi più nessuno pensa di occupare aree verdi per metterci su appartamenti. Quindi questo è il primo, secondo me, problema vero. È un problema più etico, no? E di strategia futura che un problema di una questione legale. Quindi a mio avviso dov'è il torto di questa amministrazione? È che non ha provato tramite il privato che detiene questa cubatura e tramite quei proprietari delle aree dismesse per cercare di realizzare un ragionamento a tre, quindi il proprietario dell'area dismessa, amministrazione comunale e il proprietario che ha questa cubatura da realizzare, in modo che così avrebbe preservato A, il territorio verde, 2 invece, come B, avrebbe in qualche modo dato risposte a quei quartieri dove ci sono queste aree dismesse che sono lì fermi da decenni, tipo questa a fianco a me, l'ex Bretter, che sono fermi da decenni e che non danno né risposte né all'immobiliare, tanto per capirci che è il proprietario che la detiene, né tantomeno ai cittadini del quartiere che si aspettano da queste aree, diciamo, una risposta dell'amministrazione comunale efficiente ed efficace. Quindi, dal mio punto di vista, questa operazione è completamente sbagliata per questo motivo. Quindi chiedo a tutti di farsi sentire affinché l'amministrazione possa cambiare idea in merito. Grazie, ciao.